È tempo di almanacco, è tempo di oroscopo. Bentrovati e trovati. Oggi 24 luglio si festeggia Santa Cristina di Bolsena. Due compleanni come di consueto, un ex calciatore della Roma, Daniele De Rossi, 24 luglio 1983, una grande cantante e anche attrice, Jennifer Lopez, 24 luglio 1969. C'è il proverbio e quindi i 12 segni con la fortuna e l'oroscopo. Al muro cadente, attenzione, non si appoggi chi è prudente. Ariete. Giornata che esige una certa prudenza nel muoversi, e ciò va riferito alle iniziative di vario genere, ma anche al vero e proprio movimento, spostamenti, viaggi, sport, vacanze. Attenzione nel traffico, attenzione nella guida, sia vostra sia altrui. Nel settore sentimentale andrà verificato un patto, un'intesa, un accordo che dir si voglia. Toro, piccole noie in vista, originate da un malinteso. Più probabile che il tutto possa trarre origini dalle voci di qualche invidioso o maligno. Rispondere, cercare di difendersi o di giustificarsi, non farà che il gioco del pettegolo. Dunque ignorate il tutto e tirate avanti. I fatti faranno giustizia per voi. Gemelli. Un precedente impegno farà sì che vi troviate a frequentare persone che scoprirete poco gradevoli, comunque non certo in sintonia con voi. Ma non potrete fare altro che buon viso a cattiva sorte, pena il rischio di intaccare la vostra immagine. Per una volta portate pazienza e che vi serva per il futuro. Cancro. Chi gioca con il fuoco rischia di scottarsi. La saggezza di questo vecchio detto popolare non ha bisogno di essere confermata, e men che meno da voi. Capito l'avvertimento? Ognuno lo applichi alla propria situazione personale e veda dove sta il fuoco del momento. La salute è buona, la forma non proprio al massimo. Leone, prima di raccogliere occorre seminare, questa è la regola. Voi non l'avete osservata. Nella vostra risposta sta infatti la chiave di questa giornata. Se fosse un sì, allora potreste mietere allori, e non soltanto allori. Ma se è un no, come probabile, non potrete pretendere alcunché, e neppure meravigliarvi se resterete con un palmo di naso. Ottima la salute. Vergine. Possibile che il mondo ce l'abbia con voi? No, non è possibile. Tutt'al più può esserci qualcuno che non vi ama. Ma gli altri, in generale, non hanno particolari motivi di prendersela con voi. Ne consegue che siete fuori strada, se cederete al pessimismo che certe posizioni planetarie annunciano. Reagite. Bilancia. Mica male questa giornata. Le stelle appaiono insolitamente ben disposte nei vostri confronti, sicché potrete togliervi le soddisfazioni che vorrete. La previsione vale in pratica per tutti i settori: lavoro, economia, amore, salute, a vostra scelta, o forse per tutto l'insieme. Incontrate amici e festeggiate. Scorpione. Buona giornata, cielo favorevole. Particolarmente ben disposto il settore economico-finanziario. Probabilmente avrete un buon movimento di denaro, il che può anche significare che spenderete, ma per scelte ed investimenti che si riveleranno giusti. Sul piano sentimentale, le cose vanno in modo da non giustificare lamenti. Sagittario. Qualche problema, qualche contrattempo, qualche noia. Brutta giornata? No, perché la fortuna vi darà una mano proprio nel momento in cui le cose rischieranno di prendere una brutta piega. Sventato il pericolo, ecco che passerà anche la paura. Dunque, una giornata incerta, ma che non potrete dire negativa. Capricorno. Cielo favorevole, la fortuna è con voi. La dea bendata sembra promettere di essere al vostro fianco, e dunque voi cercate di approfittarne. Sul piano sentimentale, ottime possibilità di incontri per i single, routine per le coppie. Acquario, date uno sguardo al passato e proiettatevi verso il futuro, senza però trascurare il presente. Potrebbe sembrare o essere una frase storica, o piuttosto retorica. Invece è il consiglio che oggi vi mandano le stelle per aiutarvi ad orientarvi nella foresta dei pensieri contraddittori che vi frulleranno per il capo. Ciò che è stato, è stato. Pesci. Le stelle oggi favoriscono l'amore, i buoni sentimenti e anche le avventure. Occhio alle gelosie e soprattutto non giocate con il cuore altrui. Un altro consiglio.
fantasticate pure, ma non scordate che anche la fantasia deve avere i suoi confini. Oltrepassarli può riservarvi amari risvegli.